Siamo con Riccardo Baraldi, consigliere ANDAF, al quale chiedo come si sta evolvendo il ruolo del CFO in relazione anche ai drivers che sono necessari per relazionarsi con il data analyst. La data transformation ha portato nel gruppo del CFO i data analyst che sono di tutto, ma certamente non dei contabili. Oggi noi sappiamo che il gruppo di lavoro del CFO è fatto da controller, da tesorieri, da contabili e oggi arriva il data analyst. Quali sono i driver? Beh, il driver più semplice è quello di sedersi accanto a lui, cercare di parlare la sua lingua e quindi imparare anche noi questo linguaggio e cercare di condividere gli obiettivi per poi estrarre le informazioni che servono al risultato che serve. Io direi che fondamentalmente alla fine il data analyst non è altro che il ghostwriter del CFO per la produzione dei dati che servono poi a prendere le decisioni, essere strategici ed essere driver della trasformazione aziendale. Trasformazione digitale significa anche trasformazione delle competenze, dunque quali sono gli skills che devono avere i team che lavorano, quindi supportano più che altro il lavoro del CFO? Facciamo un punto, oggi abbiamo un 25% del team del CFO che si occupa di guardare i numeri, un 15-20% che si occupa di gestire la finanza e il resto sono dei produttori di dati, dei controllori banali di carta, sono dei processatori di informazioni. Come cambierà? Cambierà nel migliore dei modi. Le persone che oggi processano i dati riusciranno a guardarli, a capirli e a suggerire magari i migliori driver proprio per arrivare a stringere i tempi di chiusura, ad avere dei dati certi e ad avere diciamo una cognizione del dato chiara e che il management possa definire come giusta per il processo decisionale. La ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a lei, buona serata.